Salve a tutti, benvenuti al Giuseppe Meazza, o come preferiscono dire qui a Milano, allo stadio San Siro. Oggi si affrontano Internazionale e Genoa. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marcheggiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, io sono pronto. Tu sei pronto? E a casa? E potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. E si comincia. Perisic. Nagatomo. Cercano un modo per far breccia nella occasione da rete. Perfetta la parata. Il portiere non ha trattenuto la palla, ma poi è riuscito ad agguantarla con un bel gesto. Gentiletti. Prova a verticalizzare. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. João Mario. Bella rete di passaggi. Riesce ad intercettare. Prova con la palla lunga. Pandev scatta verso il pallone. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Palla giocata alta sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Elegante. Mette la incornata e c'è il gol dell'Inter e arriva così il gol del vantaggio. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Mattias Vecino. Icardi. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Candreva. Lungo passaggio in avanti. Gentiletti. Recupera un pallone importante. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Tarab! Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per il tiro. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Ecco Perisic. Grande occasione. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Candreva. Ottimo dribbling. Vuole il lancio, salta e colpisce di testa, la sfera entra in porta. Un 1-2 veramente da KO. Ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace.
La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. L'Inter può gestire un comodo vantaggio di due reti. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Pandev con la palla alta sulla fascia. Spazza via. Bertolacci, palla larga in profondità. La mette in mezzo. Tentativo verso la porta. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Si trova in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità... Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. C'è la palla lunga in avanti. Lazovic. Andrea Bertolacci prova a giocarla in profondità. Mauro Icardi. Nagatomo si lancia sulla fascia sinistra. Palla in profondità sulla fascia. Perisic. Il Genoa si salva in questa occasione. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Pandev! Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Cerca di allungare il gioco. Icardi. Andrea Bertolacci. Di forza. Il Genoa non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Pallone alto nello spazio. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Fuori gioco vanifica un'azione spettacolare. Splendido il tocco di prima. Due sostituzioni, rapida successione. Centurion può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Miguel Veloso riconquista la palla. Mauro Icardi la gioca a sinistra. Ecco il tiro. La toglie dalla porta. Valero la mette in mezzo. Laxalt. Andrea Bertolacci. Cerca il passaggio profondo. Occhio al tiro. E potevano portarsi sul 3-0. Beh, lui ci ha provato. Era una grande occasione per loro. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Questo giocatore aggiungerà centimetri preziosi in area per sfruttare le palle alte. Palladino, scodella in avanti. Gio Mario. Nagatomo, autore di un assist oggi. Gio Mario. Occasione per il contropiede. Pallone alto e lungo sulla fascia. Palladino scatta verso il pallone. Cerca il numero. Palladino preferisce il retropassaggio. Attenzione!
cross in mezzo, ci mette una pezza, è tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi. Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara? È vero.